ottimo nome. Allora ragazzi, è sempre Pasqua, però onestamente mi scoccio di andare in giro, devo dire la verità. Ma un po' la testa, c'è bene che fa freddo proprio qua. Ah boh, però lascia aperto allora. E niente, poi qua è triste la zona. Era l'Isola San Luis, era diverso. Già solo te affacciati era bello. Invece qua è proprio cadaverico. Questo è quando sono i ricchi. Allora, siccome oggi è Pasqua, ma avete visto prima, avete visto il video di presentazione. Allora, logicamente fare tante cose mi scoccio pure un po', Quindi ho pensato di creare gli stampi per poi domani, Pasquetta, non so se si fa qualcosa, però domani o dopodomani incominceremo a colare la nostra GLS 50, la resina. Allora, come si fanno gli stampi? Allora, usare stampi già fatti, nel senso che potete utilizzare questi tipi di contenitori quadrati, rettangolari, rotondi, non importa. Quello che è importante è che il pezzo da fare lo stampo deve entrare totalmente e deve avere lo spazio in tutti i lati, sia sopra che sotto. In questo caso la mano non va così, ma va così per farla. Allora, che cosa succede? Lo stampo, vedete, non arriva, perché io devo superare di un centimetro la mano. Allora, quindi lo stampo in questo caso non è buono neanche per questa mano, perché non arriva neanche a un centimetro, e quindi gli stampi li dobbiamo creare noi, perché quando avete questi tipi di stampi, che in genere magari prendete le vaschette dei gelati, non so, qualche altro tipo di cosa, risultano per un'altezza del genere enormi. Magari diventano così, da qua e qua, e magari arrivano e superano pure l'altezza di questa statuina. Quindi diventa un problema, perché andrete a consumare tantissimo, tantissimo materiale per senza niente. Allora, la cosa importante dello stampo, come ripeto, è che il pezzo deve essere messo in verticale e non in orizzontale, prima cosa. Questo riguarda tutte le statuine o pezzi praticamente del genere, e che deve essere praticamente coperto tutto, e deve superare di almeno 2 centimetri la statuetta, quello che volete, e ugualmente anche i laterali. Dovete dare lo spazio allo stampo. Questa è una cosa molto molto importante. Ma come dobbiamo fare? Allora, come si crea uno stampo? Io vi dico sempre che non dovete mai buttare niente, mai. Questa è una cosa molto importante. Per chi fa lavori di bricolage, il materiale è molto importante. Non bisogna mai, mai, mai buttare niente. Guardate qua. Voi in una casa chic, così, stanno questi cartoni così. Perché? Perché i cartoni sono la cosa più importante per chi fa i lavori di bricolage. Allora, che cosa utilizzeremo per fare i nostri contenitori, che conterranno poi in questo caso le statuine, eccetera eccetera? Utilizzeremo questi tipi di cartone. Allora, questo cartone lo trovate in cartolibreria, non costa molto. Poi logicamente questo è tagliato, però comunque è un cartone molto grande.
e all'interno è fatto di gomma piuma e poi ha il cartone fuori. Ci sono due tipi, tra questo che è ruvido e poi c'è quell'altro lucido che sembra plastificato. Io vi consiglierei più quell'altro. A dire la verità, c'ho anche quello e ve lo faccio vedere. Allora, quindi, oltre a questo cartone, noi possiamo anche utilizzare il cartone normale. La differenza che c'è tra questo cartone e l'altro è che questo cartone non è impermeabile. Questo. Allora, che cosa succede? Che assorbe praticamente l'acqua contenuta nel silicone. Quindi si bagna perché il silicone impiega un po' di tempo per seccarsi, mentre quell'altro cartone nero che avete visto è impermeabile. Diciamo che ha un'impermeabilità dell'80%, quindi avete tutto il tempo che la resina praticamente si secca, la resina, il silicone si secca e quindi non perde da nessuna parte. Però in entrambi i casi voi benissimo potete utilizzare dello scotch trasparente oppure no, non importa, o della carta alluminio per coprire i laterali. E quindi voi vi fate il vostro involucro personalizzato in modo che non buttate troppo materiale, perché noi dobbiamo tener conto, no? Io mo devo fare tutte queste statuine. Se vado a risparmiare un 100 grammi per prodotto, per statuina, io vado a risparmiare un mezzo chilo di prodotto, e un mezzo chilo di prodotto sono molti soldi. Quindi mi conviene farli da me. Allora, adesso io vi mostrerò come li farò, andrò nell'altra camera, vi faccio vedere anche l'altro tipo di cartone. Noi utilizzeremo praticamente sia il cartone nero, perché ne ho solo quello, ne ho una quantità, può darsi pure che non lo utilizzo proprio quello per il momento, perché può darsi che lo utilizzerò per fare la terrazza. E quindi utilizzeremo lo stesso che ciò che però è molto sottile, molto 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 sottile ed è plastificato di colore bianco. Quindi utilizzeremo quello che ho là nella stanza e in più utilizzeremo anche questo cartone qua che tenderà praticamente a rinforzare i lati, perché voi dovete tener conto che quando andrete a mettere il silicone e quindi scusate, credo che vi sto facendo girare la testa, e fate un involucro per questa statuina, voi dovete tener conto che qui come minimo ci andrà un mezzo chilo, non voglio esagerare, ma credo che ci vorrà giù un mezzo chilo di prodotto per ricoprire tutta la statuina. Quindi il prodotto, il silicone, logicamente sui lati del vostro stampo creerà una pressione. Quindi è molto importante che devono essere rinforzati. Quindi utilizzate cartoni che sono abbastanza doppi, come questo qua è doppio, quello là che c'ho bianco è molto 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 sottile, perché l'ho utilizzato per fare gli oblò degli acquari lì, e quindi utilizzeremo quello là, però poi andremo a fare una cornice esterna dove andremo a mettere questo cartone che mi rinforzerà di più. Logicamente poi saranno tutti scocciati con lo scotch e utilizzeremo anche la carta alluminio in modo che avremo una totale impermeabilità. Come appunto avete avuto il piacere, non lo so, di conoscermi, avete visto che io sono un rompicoglioni proprio sulla sicurezza. Per me è molto importante, questa è una cosa molto importante. Allora, alcune statuine, queste qua hanno il piede qua, queste qua hanno degli appoggi, ma queste qua come le faccio a mettere così?
con me, esiste un altro sistema. Quando voi avete fatto il vostro contenitore, avete un problema per quanto riguarda il mantenimento, che vedete questo cade, ma io lo devo mettere in questa posizione, non lo posso mettere così, quindi devo metterlo in questa posizione. Come devo fare? Basta utilizzare uno scotch del genere. Questo scotch è uno scotch biadesivo che in genere viene utilizzato per gli specchi, per mettere gli specchi nel bagno, che poi comunque non serve a niente perché lo stesso se ne cadono tutte le cose che sono adesive, che andate a mettere in particolar modo nel bagno, se ne cadono perché l'umidità, quindi non vi fidate che dicono che qua resiste fino a 50, non è vero proprio niente. Però per questi casi qua è proprio ottimo, perché basta un poco che voi andate a mettere nel fondo, quindi poi premete sopra e il pezzo poi si mantiene senza nessun tipo di problema. Adesso quindi iniziamo a fare gli involucri per le mani, perché io le mani farò un unico involucro, perché come vi ho detto qui voglio fare una sessantina di mani, anche di più, e quindi faremo le mani. Le facce no, perché le utilizzerò una sola volta, e faremo gli involucri per tutte le statuine. Forse anche questo, non lo so. Questo qua, insieme diciamo a tutto il pavimento della terrazza, quindi insieme alla terrazza, verrà fatto un'unica colatura. Quindi verrà fatto un unico stampo, perciò mi voglio conservare quello, perché è molto più resistente e più alto. Allora ragazzi, adesso mi sposto nell'altra camera, ci muniamo di cartoni, forbici, taglierini, un po' di colla, scotch trasparente, scotch da imballaggio, quello che volete voi, e carta alluminio e riga e penna. Quindi a più tardi su Telegarage Mare Viaggi per quanto riguarda il canale Bricolage della Vita. Bello però, che begli occhi, non da soffrisca. Wow. Allora ragazzi, iniziamo. Una cosa, vedete questo cartone, vedete, è lucido, però il problema è sottile. Prendete il vostro cartone, prendete la vostra statuina, l'antide di così, prendete il briello, et que l'œuvre que tu as entreprise en eux devienne perfection jusqu'au retour parmi nous de notre Seigneur Jésus. Nous sommes réunis ici, mes amis. Vedi, poi il piede andrà qui, no, però è meglio farlo di più. Vedete, c'è lo spazio laterale, voilà. Quindi adesso vi calcolate più o meno a vista d'occhio. S'il te plaît, arrête de me dire qu'il se passe rien. C'est déjà assez dur de poser la question. Tu pourrais au moins essayer de te défendre, de mentir. Je suis pas complètement idiote, Franck. C'est pas à moi que tu peux raconter qu'il se passe rien. Voilà. Deve essere praticamente 2 centimetri più grande di questo spazio. Très bien, ça n'a pas d'importance.
Nous partirons à Houston. Bien, très bien. Prendiamo la stessa misura. Je crève de patience. Voilà. J'ai connu une femme. Je sais pas. Voilà. Il s'est rien passé. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu une... C'est fini maintenant. Il s'est rien passé, je la vois plus. C'est pas une liaison, c'est pas non plus une aventure. C'est rien de tout ça. Non. Voilà. Andiamo alla porta. Andiamo alla porta. Non, c'est pire. C'est pire. Voilà. Voilà, perfetto. Allora, quindi tagliamo quest'altro pezzo. Uno. Con dello scotch. Andiamo a tagliare questo. Questa è solo una situazione precaria. Fare lo stesso procedimento. Qui. Je te manque? Comment ça, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, non? Comment va mamie? Hein? Tu lui fais une grosse bise de ma part, hein? Non, il y a une chose que je voulais te demander. Allora, oui, adesso, prima di chiudere, oui, très bien. Tutto, fate d'accord. Così. D'accord. Bon, je te téléphone en arrivant. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, c'est promis. Oui, oui. Prendete la carta. Ben, si je peux le trouver. Oui. Ben, si je peux le trouver, d'accord? D'accord. Promis. Anne. Attaccate con lo scotch. Ça a été. Très mal. Voilà, adesso dobbiamo pensare a mettere l'altro lato. La prima cosa che faremo sarà mettere la carta di legno. Assicuratevi che non ci sono rotture e quindi assicuratevi di mettere scotch da tutte le parti, specialmente negli angoli.
rénovation de la maison de la radio ramenée au même carré de ses bureaux. Vous voyez, si c'est un match différent, c'est un match qui est attendu. La semaine, ils ont croisé des supporters, même de loin, parce qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain s'entraîne beaucoup plus à huis clos qu'à une certaine époque, mais il n'empêche qu'ils sont quand même au courant de l'effervescence qu'il y a autour de ce match-là. Alors Laurent Blanc a un peu fait tomber la pression. Et là, c'est Marseille la rebelle, c'est Paris la capitale. Quello che coprite bene di scotch tutti i laterali. Allora, adesso la base. Per quanto riguarda la base, voi fate la più grande del cartone. Non la fate uguale al cartone, non importa, non interessa, non è fondamentale. Però prima di farla, adesso assicuratevi che mettete lo scotch per bene a tutte le parti, che si blocca per bene. Quindi potete usare. Voilà. Proviamo a mettere la nostra statuina. Non, très bien, c'était très... Non, c'est vrai, j'ai pensé à toi, je me demandais... Il est... Enfin, là... Voilà. Oui, non, c'est vrai. Vous vedete qui, è praticamente perfetto. C'est bien. Bon. C'est adesso bien. Facciamo la base. Je suis heureuse de te voir. Allora, per fare la base... Oui, moi, il faut que je parte. Fate il cartone più grande del... Fate la base più grande del cartone. Voilà. Vi faccio vedere. Le fuoriuscite dalla base, quindi come vedete ho messo la carta alluminio, l'ho scocciata, però l'ho rimasta così libera. La messe est en arabe et en syriaque, la langue des chrétiens d'Irak. À Erbil, voilà. Ce n'est pas qu'un goût amer. Beaucoup dans l'assistance ont fui l'État islamique. Pour Monseigneur Bonnich, il était essentiel de leur témoigner la solidarité. La vie pratique de toutes les personnes déplacées. Voilà, ragazzi.
Quello che voglio dire, voi non dovete troppo calcolare la precisione esternamente, perché esternamente è praticamente un processo, quello che interessa è interno, quindi l'importante è che la statuina sta bene internamente, che rimane senza muoversi e quindi che non cola il silicone e che avete dopo la possibilità facilmente di tagliare e prelevare il vostro stampo. Questo è tutto il casino, che questo pezzo andrà buttato, quindi non vi affinate troppo, fate sempre però queste cose così che vi danno la possibilità di fare su misura le vostre cose utilizzando il semplice cartone, alluminio e scotch. Un po' di misure a mano, non è che dovete fare i geometri o gli architetti, ok? Allora, inutile farvi vedere tutto il faremo quindi logicamente a tutte le statuine, quindi vediamo oggi che Pasqua, che è uscito anche il sole comunque, e vediamo oggi questo tempo così. Bene, passiamo agli altri. Ciao ciao a tutti, alla prossima puntata faccio vedere tutti terminati. Voilà. Aucune hésitation, il faut dire son soutien total aux chrétiens d'Orient.